amici, bentornati nella terza parte della nostra avventura in italiano. Off live sono andato un po' avanti, ho fatto la R10, come si può vedere qua sopra, proprio per continuare la nostra avventura sbloccando l'Arkon Quest, che era alloccata a livello 10, così possiamo iniziare ufficialmente Ombre su Mondstadt, che è la nuova Arkon Quest. Grazie Ginger per la risata, bentornata tra i sabbini. Bentornata per il 13° mese. Grazie. Tanti bacetti, bentornata. Grazie. Allora, dovete sapere delle cose. Per livellare tanto ho aperto un po' di casse a giro e ho raccolto gli Anemoculus che ci sono in quest'area di gioco. Io vi lascio un attimo la schermata così che chi è nuovo e non sa dove si posizionino per bene, ci sono le mappe online proprio legate a Genshin per farlo, però dove vedete una stellina io ho trovato gli Anemoculus, sia qua sopra che ce ne sono due, ma anche sotto fino a vicino al domain laggiù in basso, quindi così potete farvi un bello screen di questa immagine del video e così facendo sapete dove trovarne alcuni, così che li potete anche riportare sulla mappa. Questi sono quelli che ho raccolto per ora io, tutta la zona di Levanteolo e poi qua intorno. Sono andata anche in un'area che ancora non si è sbloccata, è proprio qua dove sono io, eccetera. E altra cosa molto importante, fare il livello 10, aggiungere il rango avventura di livello 10 vi dà una multi sul permanente qua, che io non ho aperto perché è nella inbox e aspettavo di farvi vedere che ce la davano, e infatti è questa qua, ecco qua. A livello 10 vi viene data questa, sono 10 singole o una multi sul permanente che voi potete tirare, quindi alla luce di questo io ve lo dico, se siete nuovi, state livellando, sappiate che al 10 avete una multi, quindi abbiamo una multina da tirare che tireremo in un momento random di questa ora, così siete costretti a guardarla tutta. Ad ogni modo, per iniziare ufficialmente, benvenuti a tutti i nuovi e bentornati a chi frequenta di solito. Questa è una guida in italiano di Genshin completamente a capo. Io sono content creator ufficiale di Genshin Impact e streamo Genshin tutti i giorni sul sito Viola, tranne il sabato. E ovviamente sono a quasi a R60, ho tutti i personaggi, gioco dal day one, però questa è una guida apposta per ricominciare da capo in italiano tutte le Arkon Quest e rigodercele insieme. Quindi se siete nuovi, benvenuti, spero vi piaccia questa guida. Tra l'altro volevo dirvi, ragazzi, a voi che siete qua in live, che sono contentissima che ci sono un sacco di persone che sotto ai video delle prime due parti e anche in direct su Instagram mi hanno scritto per dirmi: quando esce l'episodio dopo? Lo sto aspettando! Quindi sono super contenta. Sappiate che esce tutti i sabati, ce n'è uno ogni sabato per il momento, quindi è questo che sto registrando oggi, che è mercoledì 21, uscirà sabato 24. Per la vigilia vi regalo appunto la terza parte di questo content, quindi sono molto felice che vi stia piacendo, io sono lusingatissima. Adesso possiamo ufficialmente procedere. Allora, il team, ragazzi, l'ho lasciato identico a come eravamo rimasti, non ho pullato niente, e abbiamo i seguenti personaggi che stiamo utilizzando. Il mio personaggio, che gli ho dato degli artefatti random che ho trovato a giro, e giusto perché c'era la statistica di attacco, poi gli ho dato un po' di attacco percentuale, un po' di danno fisico, giusto per iniziare a fare qualche minimo dannino, ma parleremo meglio degli artefatti più avanti. E poi appunto abbiamo Amber, che però non gli ho dato niente a nessuno perché ancora è veramente troppo presto per iniziare a ragionare da questo punto di vista. Fischl e Keia, loro sono i miei bimbi. Adesso possiamo continuare l'Arkon Quest e per livellare, oltre a esplorare, aprire qualche cassa, fare qualche challenge di quelle rosse che spuntano da terra e fare ovviamente la raccolta degli Anemoculus consegnandoli ad una delle statue, tipo appunto dei sette nel caso di questo qua, Anemo, per aumentarsi la stamina e per ovviamente proseguire nell'avventura perché ci dà un po' di AR. Cosa ho fatto? Praticamente ho fatto tutta la story quest di Amber, tutta la story questa che è tutta quella dedicata a ricevere il diploma di volo, il brevettino per volare. Ho fatto quella, anche quella da un po' di exp, quindi ho raggiunto il livello 10. Fatto questo, possiamo procedere con la quest principale, che è quella che porteremo in live, Ombre su Mondstadt. Grazie ai tuoi sforzi, il flusso elementale di Mondstadt è tornato alla normalità, vai ad avvertire Jin. Ed è questo quello che faremo adesso. Davide, fai una cosa, se nel frattempo io non l'ho fatta, cambia il titolo della live e scrivi tipo nuovo account in italiano e tra parentesi gioco dal day one, perché sennò appunto magari pensano che l'account sia nuovo, ma invece appunto se hanno bisogno di consigli possono venire. Ok, ci siamo. Quella non è Jin? Sta parlando con qualcuno.
Lasciamola finire e poi andiamo a salutarla, va bene? Ed è così che siamo arrivati a questo punto. Se non siete in grado di affrontare rapidamente la minaccia di terrore alato, lasciate la difesa di Mossad ai Fatui. Possiamo fare mettere fine ai problemi di Mossad con quel drago. Non dobbiamo fare altro che portare il mostro al... Mostro? Sì, qualche problema? Mi aspettavo un po' più di professionalità da voi diplomatici e invece parlate già di mettere fine ad uno dei quattro venti di Mondstadt. Non accetterò simili follie davanti ai cavalieri di Favonius. Non si tratta di chissà che follia e va bene, basta negoziare per oggi. In questa fase si tratta solo di un amichevole scambio di opinioni costruttive, no? Prenderò appunti dettagliati. Eccoci, ciao Jin, bellissima. Ah, ma Wittiel, eccoti qua. Grazie all'aiuto, finalmente il flusso elementale è stabile. Per il momento le conseguenze dell'attacco di terrore alato sono state risolte. Tuttavia, la delegazione sta mettendo troppa pressione, non possiamo ignorarla. Delegazione? Quella del porto di Yue o della città di Nazuma? Di Shnezaya, questo non lo so mai dire, non lo saprò mai dire. Mai. I fedeli della dea Cryo. Mamma mia, ragazzi. Cryo, chiamatelo come volete. Io non critico mai nessuno per come pronuncia le cose. Anzi, mi dà anche parecchio fastidio quando la gente critica gli altri per come pronunciano le cose. I suoi emissari hanno scelto di farsi chiamare Fatui. Ne hai mai sentito parlare? Ah, i Fatui, sì, sono molto famosi. Per i motivi sbagliati. Non credo che uccidere terrore alato sia la scelta migliore. I Fatui dell'arco di Cryo da sempre puntano ad assimilare i poteri del dio di animo. Non credo che agiscano nell'interesse di Mossad. A proposito di poteri, cosa c'è, Mowitiel? Devo mostrare una cosa ai cavalieri di Favonius. Ah sì? Torniamo al quartier generale allora. Meglio non parlare di temi importanti qui all'aperto. Andiamo. Ciao Iggy, buon pomeriggio! Per un domani senza lacrime. Atto 2 del prologo. No, no, lascialo Davide, lascialo. Possiamo andare. Ritorno al quartier generale dai cavalieri di Favonius insieme a Jin. Se vedete adesso che mi arrampico, ho un po' più di stamina, proprio perché ho consegnato un po' di anemo oculus alla statua. Ciao Iggy. E ciao Gabri, ben arrivato. Entra nel quartier generale dei cavalieri di Favonius. Eccoci qua. È un cristallo che contiene un qualche tipo di potere. Lisa, riesci ad analizzarlo? Fammi dare un'occhiata. Noto delle impurità nel cristallo, ma guardandolo meglio... No, mi dispiace. Al momento non riesco a fare un'analisi approfondita. Mi serve un po' più di tempo. Devo dare un'occhiata alla sezione riservata alla biblioteca. Va bene. Allora lascio la ricerca nelle tue mani, Lisa. Capito? Vi aggiornerò non appena scopro qualcosa. Ma non ci sperate troppo, sono tessiti molto, molto antichi, per non parlare... Aia! Che male! Le impurità del cristallo. Quando mi avvicino sento dolore. Interessante, sembra che reagisca alle visioni. Le impurità e l'energia elementale nel nostro corpo si respingono. Che strano, però anche Mawitile ha delle abilità elementali, ma non sembra subire degli stessi effetti. Comunque sia, meglio affidare il cristallo alle mani del nostro tesorino. A noi non creerebbe alcuni problemi, in tutti i sensi. Tesorino? Affascinante. Hai idea di cosa ti renda così speciale? Ci ha chiamato tesorino, Lisa. Non lo so neanche così cosa pensare. Beh, se è così, Mawitiel, i cavalieri Favonius hanno un altro favore da chiederti. Accetta il titolo di cavaliere onorario e la gratitudine della grande maestra reggente. Accetta il titolo di cavaliere, mi ha ridetto. Cavaliere onorario di Favonius! Ragazzi, siamo diventati VIP. Ti chiediamo di continuare ad aiutarci per trovare delle risposte. La rabbia di terrore alato, questi strani cristalli, la pace di mostra in bilico. Che il vento possa aprire i tuoi occhi alla verità. In caso dovessi trovare qualcosa, incontriamoci qui. Siamo diventati dei vipponi di Mondstadt. Ok, questa parte dell'arco in cui abbiamo finita. Prendiamo la ricompensa, che è nella prima sezione, sì. Eccola qua, 5 Prevergence. Perfetto. Allora, abbandona il quartier generale dei cavalieri di Favonius e noi ce ne andiamo.
Tun 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 tun. Chissà cosa succede adesso. Parla con Paimon. Sì. Paimon che ci aspetta fuori. Non si sa come mai. Paimon ha deciso di rimanere fuori. Eccoci. C'è una cosa che non hai menzionato. Non abbiamo visto solamente il drago e il cristallo. Prima vorrei indagare per un po' per conto mio. Quindi te lo ricordi? Quel tipo in verde. Era molto simile a quell'uomo laggiù. La stessa identica sfumatura di verde. Che coincidenza. Vedi? Vedi? Aspetta un attimo. Quello è proprio lui. Corriamo. Corriamo. C'è un tipo in verde. Dov'è? Il tipo in verde è scomparso. Utilizza la vista elementale per trovarlo. Va bene, quindi attiviamo l'Elemental Sight. Vista elementale, le prime volte ce la fanno attivare in gioco. Che vi fa praticamente comparire delle impronte e voi dovete seguirle. Impronte, ma più avanti vedete anche tracce tipo anche di animaletti e anche correnti. Tipo questa qua che vedete, questo flusso di vento che si sposta. Uguale, uguale. Quindi fate caso perché la sorgente di solito è di diversi tipi. Non cercatevi sempre l'impronta del piede. Le impronte portano a questa parete. Che si sia arrampicato qui? Inseguiamolo. Andiamo di qua. Cerca la persona tramite sempre la vista elementale. Let's go. Su, 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 su. Tu, tu, tu. Ah già, sta challenge lo farò poi, adesso no. Carina un sacco, era quella di correre coi cerchi. Vedete un tipo in verde? Dov'è? Eccolo qua. Eccoci qua. Missione completata. E adesso andiamo, che sta suonando. Non avevo ancora caricato l'immagine. Eccolo qua, quel ragazzo in verde. Eccoci qua. Feels. Bellino, è stato il mio primo 5 stelle. Che bello ragionare italiano. Madonna, io su questa parte l'avevo completamente rimossa. Mamma mia. クルドヴァーリン。
Tenkuu no Raiyan wa hanasenaku natta. Oya? Kimi tachi wa. Ma voi siete? Grazie. Bentornata. Grazie, bentornata per il terzo mese. Grazie, Ma grazie, ti grazie. Voglio bene, emoticon anche sorridente. Io. Grazie veramente, bentornata tesoro. Voi siete quelli che hanno spaventato Dvalin. Dvalin? Chi è? Ah sì, giusto. Mi sembra che lo chiamino tutti terrore alato. Perché lo chiami così? Siete forse amici tu e lui? Sì, cari amici. Ehi, Maui, Paimon crede che questo tipo sia un po' strambo. Ciao. Salve, straniero. Le nostre strade si incrociano di nuovo. Sono un bardo e mi chiamo Venti. Se vogliamo essere precisi, 3 volte vincitore del premio bardo più popolare di Mondstadt. Come vi posso aiutare? Detto che sai già chi siamo, Paimon non crede che ci sia altro da spiegare. Volevo parlare di terrore alato. Terrore? Basta con questa pantomima. Ah, mi mostraglielo. Ma non è... Cosa? Il cristallo è stato purificato? Qual è successo? Non so proprio come sia potuto succedere. Dvalin, tutta quell'angoscia lo ha portato alle lacrime. Lacrime? Cosa? Hai delle abilità davvero straordinarie. Una persona come te non può che finire le rime di un bardo. Egli si erge in mezzo a noi, il più brillante tra gli eroi. Se nell'ombra sei apparsato, rischi di essere accoltellato. Ahimè, al momento non ho proprio tempo di comporre una melodia in tuo onore. Comunque sia, anche se non dovessi sconfiggere Dvalin, la sua vita si spegnerà comunque nel vento. Verrà consumato dalle fiamme dell'ira. Posso aiutarti in qualche modo? Ti ringrazio davvero per aver purificato la crema di cristallo. Mi sei stato di grande aiuto, ma ho già progettato un mio piano. Ah sì? E che piano sarebbe? Quando la lacrima ho veduto, un caro amico nella mente è sovvenuto. Amico? Adesso è ora di andare. Ehi, dove te ne scappi? Al simbolo degli eroi di Mondstadt. Ciao ciao! Oh, ma dove va? Maui, che ne pensi? Quello stramboide, come l'hai chiamato tu, dobbiamo tenerlo d'occhio. Se lo chiedessi a lui, ti direbbe che lo stramboide sei tu. Sai, cosa? La sua voce mi è familiare. E qua, ragazzi, procediamo. Il nostro AR, lasciati guidare dal vento. E dobbiamo procedere, ragazzi, andando qua. Al Windrise. E noi ci andiamo, ovviamente. Assolutamente sì. Quindi, ovviamente, cosa succede adesso? Abbiamo parlato con questo soggetto, che è il bardo di Mondstadt, che ci ha parlato di Dvalin. Eccoci qua. Oh, e voi che ci fate qui? Mi chiedevo proprio se per caso mi stesse seguendo. Voglio sapere di più sul dio di animo. Parli del dio di animo Barbatos? È scomparso a Morsomstad molto tempo fa. Gli dei di Geo e Delector, rispettivamente di Luei e Nazuma, sono ancora al loro posto, ma sono passate molte lune da quando Mondstadt ha visto il suo dio per l'ultima volta. Perché ti interessa così tanto il dio di animo? Ha qualcosa a che vedere con Dvalin? Ecco, perché gli dèi... Già, qualcuno mi ha parlato del passato di Dvalin. Chissà, la gente cosa ne pensa di terrore alato. Vorrei tanto saperlo. Detto questo, non c'è nell'alcuna fretta. Era da un po' che non tornavo, ma tutti sembrano felici di rivedermi. Non tutti sono felici di vedermi. Esatto, e qua abbiamo il nostro primo amichetto da affrontare, questa bella creaturina. Che è ovviamente animo, quindi dobbiamo utilizzare gli altri elementi che abbiamo in possesso. Magari mi switcha. No, però se si sposta così è un po' infame sto tipo, eh?
Vieni, adesso dobbiamo doggiarlo. Vai. Ah, ci staremo mezz'ora a meno a questo. A parte ci ha applicato esatto il crio, quindi... Bene. Ragazzi, comunque la mia Amber sul mio account principale e toglie 26 di damage lo stesso. Certe cose non cambiano, vi assicuro. Certe cose non cambiano. Su, vieni giù, amico. Questo è più forte, forse sì. Anche perché questi altri non gli fanno niente, quindi... Anche se Fischl in realtà il caricato lo fa bene. E Fischl si gioca poco di caricato, soprattutto se si fa fisico all'inizio del gioco, perché non si farmano gli artefatti. Che meno... Che meno... Ma poi c'ho questi altri due qua che accanto. Cosa volete voi due? Cosa volete? Eh? Dove va? Vai. Bene. A quanto pare il drago non è stato l'unico a subire gli effetti dei cambiamenti del vento. Beh, mi dicevi che qualcuno ti aveva parlato del drago. Già, gli raccontiamo tutto. Eh sì, è proprio una grande studiosa, quella Lisa. Non ha tutti i torti, se il conflitto è giunto a questo punto è solo perché entrambe le parti hanno scelto di usare la forza. Il suo odio, però, non è dovuto alla mancanza di tributi ai quattro venti. Ne fa parte della sua natura, è piuttosto il risultato della sua lenta decomposizione. Decomposizione? È da molti anni che è tormentato dal sangue nero che scorre nel suo cuore. È per questo che le bugie del mago dell'abisso, dell'Abyss Mage, hanno avuto effetto. Mago dell'abisso? Non ne ho mai sentito parlare. Fa parte dell'Ordine dell'Abisso, un'organizzazione composta da esseri non umani che nutrono un profondo disprezzo nei confronti dell'umanità. Non so da dove provengano, solo che nutrono un odio profondo per il mondo degli esseri umani. Molti Ilishur prendono ordine da loro, li usano come arma. Prima di arrivare qui, anche io ero come Dvalin, maledetto e lasciato a marcire. Ora però, davanti a noi si erge il simbolo dell'eroe di Mondstadt, il luogo del quale è sorta la città. Il vento che soffia tra i rami è meraviglioso, adoro il suo profumo. Essere qui con te, sotto questo grande albero, mi dà la stessa sensazione di quando la lacrima è stata purificata, come se del veleno stesse abbandonando il mio corpo. Ah, mi sento molto meglio. Ma sei stato avvelenato di preciso? Ah, il motivo è che avevo provato a comunicare con Dvalin prima, ma siamo stati interrotti. Di conseguenza, non solo non sono riuscita ad aiutare Dvalin a spezzare la maledizione, ma ho finito per caderne vittima io stesso. Quindi è stata colpa mia? Sì, è stata colpa tua. Stavo sempre fatto ridere. Per scusarti dovrei venire con me alla cattedrale. Alla cattedrale di Mondstadt. Per fare cosa esattamente? Per riprenderci una certa lira sacra celeste. E qua ragazzi c'è tutto un racconto fantastico su questa storia della lira che vi devo raccontare. Dovete sapere che la prima volta che io ho fatto questa challenge non avevo letto che bisognava passare dentro alla cattedrale in stealth, quindi in modalità in cui non ti fai beccare da quelli che ti stanno guardando. Io no, io sono andata dritto e non mi ha visto nessuno. Dopo i miei amici, quando l'ho finita, mentre ero in live, mi fanno: Marti, ma era da fare in stealth? Io ero andata dritto, ma nessuno l'avevo beccato preciso. Mentre andavo dritto, per me non mi era accorta che era in stealth, perché era partita che dovevo andare, sono andata e oggettivamente nessuno mi ha fermato, perché precisamente c'era stato un momento in cui le stelle si allineavano perfettamente e aveva fatto sì che quando passavo io in stealth tutti erano girati in maniera tale che io passavo nel momento giusto in cui non stavano guardando. Vi assicuro che se lo rifacessi 10 volte probabilmente non succederebbe, tant'è che adesso cercherò di non farlo in stealth, cioè di farlo proprio in stealth senza stare a fare queste cose. Quindi
quindi questa lira sacra celeste è uno dei tesori più prezzati di Mondstadt. È la lira che suonava Barbatos stesso. Suonandola forse potrà aiutare Advalin a ritrovare la sua natura gentile e a dimenticare l'incubo che sta vivendo. Credi davvero che possa impedire a Terrore Alato di causare altri danni? Certo, sono il miglior bardo al mondo. Non esiste canzone che io non conosca, che sia del passato, del presente o del futuro. Guardami negli occhi. Non mi trovi affidabile? Cosa stai nascondendo? Come possiamo trovare la lira sacra? Giravoce che sia nascosta in un luogo sicuro all'interno della cattedrale. Vado a dare un'occhiata, se volete. Potete venire anche voi. Ok. Belli i piedi che scompaiono sugli scalini. Ottimo. Vai. Proseguiamo. Entriamo per la prima volta nella cattedrale di Mondstadt. Luogo sacro che io amo perché è il luogo in cui sta sempre la mia adorata Barbara. Spero che la troverò in questo account, non troppo in là, così da metterla poi nel team, che io l'amo tanto. Vai da 20, eccoci qua. Ci penso io. Salve sorella. Che il dio di animo ti benedica, giovane bardo. Come posso aiutarti? Conosco un segreto che potrebbe salvare Mondstadt dalla crisi che sto affrontando. Ah, una benedizione del dio di animo. Dovresti comunicarla ai cavalieri di Favonius. Come mai sei venuto da me? Ah, perché solo tu, cara sorella, mi puoi aiutare. Vorrei prendere in prestito la lira sacra. Tramite quello strumento sarò in grado di aiutare Terrore Alato. Fuori di qui, grazie. Come prego? Sappiamo che è un perfido drago, ma quando la Gran Maestra Reggente avrà preso una decisione, nulla potrà ostacolare i cavalieri. Questo è inaccettabile! Non pensi che così Terrore Alato finirà per essere ucciso? Quella folle bestia ha tradito i venti. Neanche il dio di animo lo perdonerebbe. Wow. Ti prego, ti supplico. Non posso farlo, piccolo bardo. Che strano. Per qualche motivo mi spiace davvero rifiutare di aiutare un giovane così dolce. Beh, allora non mi resta altra scelta. Non posso più nascondermi. Miei discepoli, esultate. Il dio di animo Barbatos è sceso fra voi. Notizia scioccante, vero? Non ti viene voglia di piangere e gioire? Come ci si sente a poter finalmente conoscere il dio che tanto adori? Se non c'è altro, torno ad occuparmi dei documenti della cattedrale. Ma aspetta! Matte! come dire, Venti, la signora Gotellinde non era molto convinta della sua performance. Tra l'altro, non ha nemmeno battuto ciglio, quantomeno ho scoperto quello che volevo sapere. Non ha negato che la cattedrale costa di scalira sacra. Ora, ma Wickel, dato che hai l'asso dei cavalieri di Favonius, magari potresti provare... Andiamo da Gotemilde. Salve. Barbatos ti benedica. Sono Mawitiel, cavaliere onorario. Ti conosco. Quel giorno tu e Amber avete salvato Mondstadt. Cosa ti porta qui? La Gran Maestra Reggente ti ha affidato un incarico? Proprio così. I cavalieri di Favonius vorrebbero in prestito la lira sacra. Ah sì? Non che non mi fidi di te, ma anche un bardo dall'aria sospetta ha chiesto in prestito la lira sacra. Non ha fatto altro che blaterare. Si è perfino definito Barbatos. Sarà sicuramente tramando qualcosa. L'utilizzo della lira sacra è regolato da alcune norme. Al momento viene utilizzata solamente nel corso dei Ludiar Pastum. Occorrono dei documenti firmati dal Gran Maestro, dal sindaco. No, ma che dal sindaco? Dal Siniscalco. Dal Siniscalco del rappresentante della comunità. Posso vedere il documento dei cavalieri Favonius? Mi dispiace, ho dimenticato di portarlo. È necessario un documento firmato, senza non posso fare altro. Ora, se volete scusarmi, ultimamente non ho più un attimo di pausa. Uè, Venti, che famo? Non ha funzionato, lo sapevo. Come lo sapevi? Volevo solo verificare quanto fosse influente Maui, l'asso dei cavalieri di Favonius. Di solito il guerriero migliore viene sempre presentato come la migliore delle spade. Invece ci ritroviamo in questa situazione. Non pensi che questa storia sia perfetta per una ballata? Cosa stai cercando di dire? Che non siamo abbastanza per te? No, anzi, volevo solo commentare l'incapacità di Mossad nel riconoscere il grande guerriero che si erge davanti ai suoi occhi. Molto bene, a quanto pare non potremo prenderla in prestito. Non ci resta che rubarla. Cioè, vabbè. Oggi siamo qui in nome del libero arbitrio. Quale consiglio su come rubarla? Forza, parlate! A che serve il libero arbitrio, se no? Non voglio rubare nulla! Ma guardati, siamo solo all'inizio e già ti fai da parte. Ma dico seriamente, puoi completare l'incarico meglio di quanto non posso farlo io. Io non ho alcun talento, oltre alla voce. E in più, se venissi scoperto e arrestato ingiustamente, nessuno prenderebbe le mie parti. E io, ragazzi, in tutto ciò, convinta che non avevo capito ci fosse a fare la parte stealth. Come può
mai essere arrestata ingiustamente se ti beccano con le mani nel sacco. Ma per Bombiti è diverso. Tu sei la stella cavaliere di Favonio. Il tuo contributo nei confronti di Mostad è stato di grande valore. Se ti dovessero beccare, non dovresti avere difficoltà a convincere tutti che c'è stato un errore. Sembra che le guardie non siano in servizio di notte. Se riusciamo a cogliere questa opportunità, il resto sarà un gioco da ragazzi. Smettila di parlare di qualcosa che succederebbe se ci beccassero. Maui, che ne pensi? Scusa un attimo, hai appena detto... Michael! Ciao Michael, grazie! Bacettini! Grazie per la risapina per il 15° mese! Una vita, scusatemi, una vita! Scusatemi, ma eccomi qua come sempre, cuore rosso. Grazie. Scusa un attimo, hai appena detto di essere Barbatos? Ah sì, a quanto pare l'ho detto. Quindi, se sei davvero un dio, non possiamo abbandonarti? Perché la sua decisione si basa sul fatto che io sia dio di animo o meno? Poi non ti racconterà del passato di Mawiti e quando avremo il tempo. E se non sei un dio, aiuterò comunque Dvalin. Ti porterò la lira sacra celeste. E adesso c'è la mia parte di stealth, ragazzi. Per questo! Io, cioè, per far avanzare l'avventura del giorno... Paimon, va bene, e adesso si cambia il tempo. Pinus, grazie per il follow, benvenuti in live. Si sposta, la prima volta ci fanno vedere che qua nel menu c'è la sezione dell'orologio, l'ora, e noi spostandola possiamo spostarla ad un orario notturno. Così. In questo gioco si viaggia nel tempo, sempre in avanti e mai indietro. Diventa notte. Vedete così, adesso dobbiamo andare tra le 18 e le 16, quindi recati di notte alla cattedrale. E noi ci siamo e possiamo scendere. Entra nel seminterrato. Esatto, esatto, vai con la quest più difficile alle prime armi. Ci siamo. Io così a dritto, sono proprio andata a dritto per questa strada, ragazzi, vi giuro. Non mi capisco nemmeno io di come l'hanno fatto a non vedermi, cioè, vi giuro. Sono andata con talmente tanta tranquillità che vi giuro. Occhietto bello. Ti vado sotto, mi vede? Ah, non posso saltare. Clarines, grazie. Grazie mille. Oh, questo viene qua. Mi sono ascoltato, sì. Se mi vede. Ciao. Ciao, grazie Clarines. No, vi giuro, la prima volta io la feci tutta dritto. Non mi capace come fosse possibile. Meno male. Vai, fatto. Ciao. Più o meno, più o meno quasi fatta tutta così. E tu chi sei? Shh. È scomparsa. Alto là! Che ci fate qui? Oh no, scappa! Seguitemi! Questa scena è bellissima. Andiamo! Livello 11! Vai! Via! Su, Wither, andiamo! Via, via, via! Meno male abbiamo fatto il brevetto di volo con Amber, se no qui noi ragazzi non ce la potevamo fare! Grazie, Amber! ci ha insegnato a volare per diventare illegali! L'illegalate scappano. Dentro, dentro la taverna. Vai, vai, vai. Se vai la taverna. Patron Diluc, questi sono i conti della settimana. Il disastro ha avuto un impatto enorme sull'attività. Beh, speriamo che finisca presto. Ciao, vorremmo un posto al vostro tavolo, più discreto. Al primo piano ci sono meno clienti, lì non dovrebbe disturbarvi nessuno. Ma tu non sei un bardo? Perché non vi accomodate al centro? Ah, rimandiamo l'esibizione la prossima volta, il secondo piano andrà benissimo. A dopo! Ciao, Diluc. Ehi, tienili d'occhio, quel bardo ha un che di strano, vado a chiedere informazioni in giro. Chiedere a chi? Ai protettori di Mondstadt. Ah, patron Diluc, hai visto due ladri nei paraggi? Cosa è successo? Perché hai chiamato tutte queste guardie? Non ha sentito, patron Diluc?
Padron di Luke mi fa un sacco padron Frodo, vi giuro. Cioè, nella mia testa io vedo Frodo. Due ladri hanno tentato di rubare la lira sacra. Eh? Che strano. Vero? La lira sacra, il tesoro suonato dal dio di animo in persona, una reliquia preziosissima, parte della nostra eredità culturale. Perché qualcuno dovrebbe voler rubare qualcosa che non ha, non può vendere? Sarebbe più conveniente rubare delle cantine. Le mie cantine? Eh? Scusate, sto divagando. Credo che si siano diretti da quella parte. Tutto chiaro. Grazie, padron di Luke. Oh no. Parla con di Luke. Uè, di Luke, senti, noi siamo venuti a nasconderci. Oggi credo che berrò un sorso di... Puoi mettere giù quella bottiglia che hai rubato dal balcone. Qualcosa di freddo. Bene, voglio delle risposte. Fammi finire di bere prima. Ti ripagherò con un'esibizione. Non mi interessano i soldi. Sembri troppo giovane per bere. Non preoccuparti, quando ho iniziato a bere io, tu non eri ancora... Che risponde non alla mia domanda? Vuoi chiedermi chi è questa persona, giusto? È padron Frodo di Luke, il capo proprietario di questa taverna. È molto famoso. Ah, il suo vino di denti di leone è uno dei miei preferiti. Anche se nella maggior parte dei casi, ma se ne posso permettere solo una bottiglia o due. Le guardie mi hanno appena riferito di un certo gruppo di ladri. Per la cronaca, ammiro il coraggio che avete avuto nel provare a rubare la lira sacra celeste. Siete degli sciocchi, ma tipi come voi non sono frequenti da queste parti. Ne siamo stati noi a rubarla. Il vero ladro è ancora piede libero. Sei davanti all'asso dei cavalieri di Favonius. Perché mai una persona così importante dovrebbe rubare il sacro tesoro di Mondstadt? Asso? Ah, sei tu allora. Quindi tu e il bardo siete amici? L'ho sentito suonare una volta. Io mi lavo le mani, l'ho sentito suonare una volta. Beh, cioè, nonostante fossi solo di passaggio, hai comunque scelto di offrire il tuo aiuto a Mondstadt in un momento di necessità. È un vero peccato che ti sia unito ai cavalieri. Cavalieri Favonius. Tutti inutili dal primo all'ultimo. E nei confronti dei fatui? Deboli e troppo esitanti. Lasciamo perdere, non ho voglia di parlarne. Non ti piacciono affatto i cavalieri Favonius, eh? Abbiamo approcci diversi, tutto qui. Nutro delle speranze per questa città. Ora rispondimi, perché avete rubato la lira sacra? Vuoi davvero saperlo? Potresti rimanere invischiato negli affari dei cavalieri Favonius. Non è problema. Veniamo sempre coinvolto nei loro affari, in un modo o nell'altro. Se ti racconto la storia con un'esibizione, mi crederai? Dipende. Spetterà a me decidere. Allora verrò pagato? Certo. Da 5 mora a una lira sacra. Un pagamento lo riceverai di certo. Dipende tutto dalla tua storia. Molto bene. Che lo spettacolo abbia inizio. Cosa ho appena visto? Sono informazioni riservate. Perché hai scelto di dirmi tutto ciò? Perché forse il vento sta cambiando. Cosa ne dici, padron di Luke? Interessante. Ho bisogno di un po' di tempo per organizzarmi con alcuni contatti. Straniero, in quanto cavaliere non ti considero tra i sospettati. L'unica descrizione del manifesto del ricercato è biondo, dovresti essere al sicuro. Il bardo invece farà meglio a rimanere nella taverna. Ah, nessun problema, mi piacciono le taverne. Bene, ci vediamo qui dopo la chiusura del locale allora. Traikan, grazie per il follow, benvenuti in live. Ok, e qui dietro le quinte lascio la taverna. Adesso lasciamo la taverna per ritornarci dopo. Questi scambi sono un po' macchinosi. Adesso dietro le quinte ritorna alla taverna come missione. Ho scritto proprio ritorno alla taverna, che è precisamente dove ci sono io. Però avevo lasciato la taverna e ora ho ritorno alla taverna. E ci ritorniamo. Cercasi giovane scomparsa, capelli biondi, vestiti esotici. Qualsiasi informazione o aiuto sarà molto apprezzato. Riportare eventuali informazioni ad Amber, la vigilante. Grazie infinite. Entra nella taverna. E rientriamo. Sei qui? Aspetta, ma tu sei... Ma Whittiel? Jean? Beh, per prima cosa ho contattato varie persone. In secondo luogo è qui solo con me... Jean, non come Gran Maestra Reggente. Una Jean che non vedresti mai, neanche in vesti cavaliere onorario. Che sorpresa. Ho sentito della lira sacra, ma non avrei mai sospettato di te. E così il suono della lira sacra può purificare il terrore alato e farlo tornare alla normalità. È vero?
Esattamente. Ma Whittier sta facendo del suo meglio per tentare di risolvere la questione di Taylor Lato. Ecco l'asso dei Cavalieri Favonis di cui parlavo. Mi sento come se stessimo infrangendo la legge. So bene che è difficile credere a questa assurda spiegazione. Possiamo chiedere al bardo di suonare di nuovo per provare a persuadere. Vi credo. A persuadere la nostra testarda comanda... Eh? Cosa? Non trovo alcun motivo che giustifichi il tradimento di Dvalin, dato che in passato era addirittura uno dei quattro venti. Se è stato avvelenato nella battaglia per Mondstadt da così tanto tempo fa e poi corrotto dal mago dell'abisso al suo risveglio, non possiamo sicuramente incolparlo. In qualità di Gran Maestra Reggente, ovviamente, non posso discriminare pubblicamente una cosa del genere. La pressione diplomatica dei Fatui ci impedisce di trovare una soluzione pacifica nel problema riguardante il terreno alato. La gente penserebbe che io non capisca più la gravità della situazione. Ecco perché che mi è possibile parlare solamente in privato. Ciao Neiko e ciao Vitagas. Ma è uno dei motivi per cui non mi piacciono i Cavalieri Favonius. Quello che mi stupisce è che tu creda così facilmente a uno straniero. Più attento e meticoloso, superiore. Anche tutti ti fidi di lui? Non è così, signore? Ciao Proci. Ti ho già detto di non chiamarmi signore. Lascia stare. Non ci capiterà poi così spesso di lavorare insieme. Signore? Qui c'è un attimo di disagio. Un attimo di disagio. Cavoli, questo sì che è imbarazzante. Ho una vaga idea di dove si trovi la lira sacra celeste. Wow, è davvero bravo a cambiare argomento. Il conflitto tra Mosa e Neznaya nasce dallo scontro tra le sette nazioni e i rispettivi dei. I fatui del dio di Kryo sembrano puntare ai poteri del dio di Anemo. Quindi vogliono uccidere Dvalin? Esatto. Se i Cavalieri Favonius impedissero pubblicamente un attentato alla sicurezza di Dvalin, allora l'unico modo per influenzare i poteri di Anemo è quello di impossessarsi della lira sacra. I Fatui sono giunti a Mondstadt in gran numero. Sono già riuscito a estrapolare qualche informazione. Stando a quello che dice Diluc, la lira sacra non si trova nel Grand Hotel Ghost. Non credo vogliamo lasciare un oggetto rubato in un luogo in cui potremmo trovarlo così facilmente. Paimon capisce. Non vogliamo sicuramente fare una scenata, altrimenti potremmo causare un grosso incidente diplomatico. Che bello, c'è tutta sta politica dietro, non me lo ricordavo. Balzate più avanti quando andremo nella nazione, che si basa tutta sui tribunali. Bah, questa è la diplomazia tra le sette nazioni. Straniero, sei pronto ad andare? Andiamo! Top! Insegnando le ombre, entra nel nascondiglio dei Fatui. E io direi che a livello di trama, per questa volta ci possiamo fermare. Che dite? Ci fermiamo così, che dobbiamo andare al coso dei Fatui, che tanto è qua. E quindi sapete cosa facciamo adesso per portarci avanti? Direi che andiamo qua, sblocco la statua dei sette qua, così che sblocchiamo quest'area. E poi facciamo la multi. Che dite? Mi sembra il piano migliore. Così sblocco una parte di area per arrivare dove dobbiamo arrivare. La prossima volta abbiamo la mappa aperta. E poi facciamo questa multi. Possiamo andare. Tanto è lassù. È lassù. Quindi mi sembra la scelta migliore, almeno per la prossima volta ho quest'area aperta, che già qualche anemoculus, come vedete, gli ho segnato perché ci sono passate in quest'area, però quella gigantesca no. È troppo facile la mappa aperta. E allora se tempo, come giochi semplici, ho il mondo tutto al 100%. Te bari praticamente. Andiamo ora diretti verso la statua. Che poi dici, ma dove stai andando? Ma dove sei? Adesso riconoscerete tutti questo posto. Mi sa che non me la fa sbloccare ancora. Sembra essere sotto l'influenza di un mostro vicino. Forse sconfiggere il mostro rimuoverà la strana corrente d'aria e funge da barriera.
Figurati, io sta roba non me la ricordavo. E dov'è il mostro vicino? Ah, questo, ma a che livello è? Non so se riesco a batterlo. Forse sì. Oh. Ah, livello 9. Pff. Sì, certo non riesco a battere. No, troppo vicino. Spostati. Vai. Dicevo, ma... come lo butto giù questo? Così. Pensavo tipo che magari... perché in alcune aree intorno, quando stavo andando a cercare gli Anemoculus, mi diceva area molto pericolosa, perché c'era tipo... una R di differenza che non mi permetteva di batterlo tranquillamente. Quindi mi diceva area pericolosa. Ma questa è al 9. Vai. E adesso appunto la strada è sbloccabile. Quando uno sblocca la C6 di un personaggio, la volta dopo che lo trovi, che sia un 4 o 5 stelle, viene convertito in Star Glitter. I 4 stelle vengono convertiti in 5 Star Glitter e invece i 5 stelle in 25. Il mondo ti si apre davanti a chi possiede un cuore nobile. Fatto. E abbiamo sbloccato il Windrise, ragazzi. Cioè no, il Windrise è questo. Qui c'è il coso. Il vino, il vigneto, prima luce. Allora, eccoci qua. Perfetto, io direi che qui alla statua, vedete, venera la statua, è a livello 5. Perché ho raccolto tutti gli Anemoculus. 25 stacchette di dolore. Eh sì. Bene. Ok, li abbiamo sbloccati questi. Allora, al momento, ragazzi, la situazione è la seguente. Abbiamo queste 10 singolette qua. 10 singolette qua, ragazzi. 10 singolette. Facciamo ovviamente una multi per farvi vedere la cronologia. Siamo a 11 di Piti, se non sbaglio. E ovviamente abbiamo, esatto, 12. Siamo a 12. Abbiamo un 4 stelle garantito in questa multi. Quindi, insomma, vedremo che cosa esce. Allora, va bene tutto. Probabilmente uscirà un'arma, perché ancora non mi è mai uscita un'arma, quindi ci sta. Però, insomma, a me è una multina. E abbiamo quelle Primogems lì che teniamo ferme, perché appunto vi parlerò un attimo di questi banner. Anzi, se state guardando questo video, il video è uscito il giorno prima di questo. Questo uscirà sabato 24, uscirà un video probabilmente venerdì 23 mattina, non mattina, lo registrerò domani, editerò venerdì mattina e uscirà venerdì pomeriggio, e io non sono in live, che vi parlo proprio di questi banner e dei successivi che arriveranno fra esattamente 5 giorni, 22 ore e 56 minuti, che sono quello di Raiden e quello di Hayato. Quindi ne parleremo. Allora, secondo voi, ragazzi, qua cosa troveremo di bello? Incrociamo le dita, io ho 4 stelle di sicuro, 5 nemmeno per sbaglio, va bene tutto fondamentalmente, io vorrei tantissimo probabilmente un healer in questo momento, quindi o Barbara o Bennett sarei molto contenta, sì, in entrambi i casi, perché comunque un healer ti impedisce di doverti curare sempre e quindi è molto utile, soprattutto all'inizio, poi dopo inizia pullare anche gli shielder, che quindi magari hai gli shield grossi e non hai bisogno di curarti, quindi preferirei un healer in questo momento, ma va bene fondamentalmente tutto. Io mi sento un'arma a 4 stelle, allora facciamo un bello spam in chat di emoticon, ragazzi, spam in chat di emoticon, che le vediamo piovere qui sotto, così anche chi poi si sta riguardando questo momento sul video di YouTube vede tutte le vostre le emoticon del mio canale belline che vanno, e preghiamo per il meglio. Speriamo bene, ragazzi. Allora, io mi sento un'arma, ve lo dico. Oddio! Oddio! Io mi sento un'arma! È un'arma, secondo me! È un'arma! No, è 5 stelle a PT entro le 25. Va bene. Oddio, sono emozionatissima, non me l'aspettavo. Va bene qualsiasi cosa, anche un'arma. È già un 5 stelle a PT 20. Non pullerò fino a che non uscirà la prossima patch. Quindi sono veramente... ok, vediamo. No, veramente. È perfetto, non ci credo,
No, vabbè. 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 Non ci credo. Non ci credo. Ma che stiamo dicendo? C'è il 5 stelle a PT20 ed è pure Jin che è utilissima a inizio gioco. È un ottimo healer. Perfetta proprio. Sono contentissima, veramente. Per, come inizio è perfetto. Mamma mia. Mamma mia. Bellissimo, veramente. Vediamo qual è il 4 stelle che dovrebbe uscire tipo adesso. No? 4 stelle. Un arco, va bene. L'avevo detto, mi sentivo l'arma, eh? Io comunque ve l'avevo detto che l'arma la sentivo. Quindi va benissimo, ragazzi. Ho trovato Jin. Non ci credo. Abbiamo trovato Jin a inizio gioco. Mamma mia, io l'ho trovata dopo un anno sul mio primario. E sono contenta perché oggettivamente sul mio primario non la sto sfruttando tantissimo, anche se mi piace tanto. Così la potrò sfruttare su questo qua. La potremo appunto gestire insieme qua su quest'altro account. Quindi la posso sfruttare qua, che per quanto le voglia bene non la sto sfruttando di là. Ragazzi! Niente, felicissima. Felicissima. Ah già, qui ci fanno vedere l'alternativa skin. A me piace in realtà, la nuova versione che hanno fatto. È più coperta, però è più elegante, secondo me. Anche il mantello dietro, boh, non lo so. Comunque ora non ci preoccupiamo di questo. Comunque allora Jin, ragazzi, per chi non lo sapesse, ovviamente personaggio 5 stelle, ma avete visto l'animazione, è la prima volta che avete visto. Principalmente è un healer, si può anche buildare che fa un po' di danno fisico, quindi ci sono varie build alternative, però è molto molto interessante perché praticamente lei con la sua skill non l'elementare, che è la rama burrascosa, che praticamente è una spadata in avanti che fa danno, la brezza dei denti di leone genera un'area intorno alla quale praticamente se siete all'interno venite curati con una cura a tempo, se uscite dall'area non c'è più l'effetto, ma all'interno dell'area venite curati, quindi uno può piazzare questa skill e poi roteare tutto il team di personaggi così che nel frattempo viene curato. Quindi questo mi serviva tantissimo, tantissimo, mi fa ridere da morire, vi giuro, mi sta venendo tantissimo da ridere, proprio tanto tanto tanto, il fatto che in questo momento tolgo il traveler subito, tolgo il traveler subito, cioè vi giuro, anche in questo account il traveler lo tolgo subito. Nel primario trovai 20, tolgo il traveler subito. Poi vi parlerò bene di Jin, cosa fanno le skill e tutto il resto in uno dei prossimi video, ovviamente, di questa parte. Ora non mi sembrava il caso di mettermi a fare la professoressa che sto per chiudere, quindi poi ve lo spiegherò un po' meglio come funzionano tutte le varie skill. Ve l'ho detto, io avevo bisogno di un leader, quindi vi ho spiegato in linea molto breve come funziona la sua burst. Per il resto poi ne parleremo meglio. Bene. Via il Traveler, ragazzi. Via il Traveler. E via Amber. Ma ci sono troppe casse da tirare fuori con l'arco, le cose da colpire. No, con il Fish posso fare un Fischl. Però, niente, sono molto contenta. Veramente. Benvenuta, Jin. Come arma iniziamo a darle qualcosina. Le daremo probabilmente anche a lei l'Airbringer per il momento. Non so che darle, se no. Anche perché comunque si cura, quindi mi sembra come inizio le daremo l'Airbringer e gli artefatti non li abbiamo. Quindi ovviamente a inizio gioco non si sa tanto a ragionare di queste cose. Poi vi dirò, anche se c'è già delle guide, come funziona il decidere se portare sugli artefatti o fare altro. Ah, e nel frattempo io direi che facciamo anche questo cambio. Prendiamo e facciamo questo. Sì, amo! Multina sul permanente con le 10 che ci hanno regalato. Prima 5 stelle, nuovo account, Gianna, è uscita ora nella seconda multi a PT15, ragazzi, 16, qualcosa del genere, veramente, sì, bene, quindi direi ragazzi che questo video lo possiamo chiudere così, sposto un attimo appunto il Traveler e mettiamo Jin, eccola qua, allora... Alla luce di questo, ragazzi, anche questo episodio si conclude. Ci rivedremo nel prossimo, settimana prossima, molto probabilmente. E io, come sempre, vi ringrazio e spero questa cosa vi stia comunque piacendo. Vi ricordo, a voi che state guardando il video su YouTube, di venire sul sito Viola per godervi di queste cose in diretta e godervi questo momento
direttamente quando facciamo le cose, che l'emozione è ancora più bella. E poi vi aspetto tutti gli altri social, Instagram, TikTok, un po' ovunque. Quindi vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima.